127esimo Consiglio Nazionale di Fabi, e devo dire, come al solito, fa queste cose un po' negli scantinati, clandestine, un po' piccole, con ospiti, devo dire, anche di livello e temi che davvero sono di strettissima attualità. Ho apprezzato la scelta di mettere in testa alla giornata proprio questo tema: come sta e com'è la nostra informazione durante il conflitto, durante questo conflitto. Io ringrazio ovviamente la Fabi che mi ha voluto qui con voi. Lasciami dire che sono sorpreso positivamente da questa grande organizzazione, cioè tante cose non si sanno, invece vedo che c'è tanta gente e soprattutto è partecipata. È un dibattito che fa piacere. Come ha testimoniato una recente indagine della stessa Fabi, il peso delle commissioni è diventato molto più alto rispetto a quello dei margini classici che erano tipici degli istituti di credito. Voi vi siete preparati perché siete bravi a gestire le cose. Voi siete bravi e credo che abbiate attutito molto bene rispetto ad altri paesi. Innanzitutto grazie al segretario generale Sileoni e a tutta la Fabi per il gradito invito. Siamo noi che ringraziamo lei con un applauso. Noi che lavoriamo in banca dobbiamo sempre dire la verità. E io vi ringrazio per tutte le verità, anche scomode, che tutti i giorni dite. Organizzazioni sindacali esperte e competenti che sanno trovare, quando la chimica è giusta, come diceva Lando, le soluzioni che vanno trovate. Qui ci porti a un tema, Fabi, ma un tema anche dell'informazione, tra l'altro l'abbiamo ripreso anche noi proprio con un vostro intervento, quello delle banche che non fanno più le banche, che riducono l'attività ordinaria sul credito. Lei si appresta nei prossimi mesi a vivere more uxorio con Lando Maria Sileoni. Come si trova con quel? Qual è il giudizio? Tanto non ci sente nessuno. Qual è il giudizio che dà di quel ragazzo lì in fondo? Lui sa delle cose che io non so, perché i rapporti che ha tramite voi tutti nelle singole banche io non le posso avere. Noi abbiamo delle frequentissime conversazioni mattutine e ci scambiamo delle impressioni che sono il più delle volte complementari. Il dialogo fra Sileoni e il sottoscritto è un dialogo di metodo e devo dire che è reciprocamente rispettoso. Condivido quello che diceva Lando, bisogna accogliere il momento in cui il contratto va chiuso. Lando è bravissimo, è uno che guarda lontano, eccetera, io invece sono uno che mi guardo i piedi. Il prossimo anno dovremo lavorare tutto l'anno per fare quello che chiedeva Sileoni. Lando Maria Sileoni, perché poi lui lo dice, poi dopo vengono tutti i suoi colleghi e vengono a rompersi le scatole. Con le pressioni commerciali di cui parla tanto Lando, che sono 4 anni che Lando, dopo l'accordo, ne parla e siamo ancora allo stesso punto, mi pare. Intanto grazie per questo invito al vostro 127esimo Consiglio Nazionale. E io ti dico due cose. Credo per 126 non ti hanno invitato. No, infatti questa hanno aspettato il 127esimo. Questa è la verità. Una funzione fondamentale sarà quella degli istituti bancari, che devono essere però, come più volte ha detto Lando, messi nella condizione di poter far accedere, invece che ovviamente disincentivare, finanziamenti. Che viene invitato per un motivo semplice, perché noi, ve la devo raccontare questa cosa e poi ti lascio parlare, quando abbiamo un parterre di ospiti un po' moscetti, diciamo, ma chi è che riesce a arrabbiarsi anche con se stesso? Ecco, Sileoni. Sileoni. A un certo punto inizia ad alzare il tono, si arrabbia anche con se stesso. Perché pensano che la politica non è in grado di risolvere i loro problemi. E va bene, e perché c'è tutta sta gente qui? Perché tu li risolvi, perché tu li rappresenti. Tu li rappresenti. Siamo nella tempesta perfetta, da cui possiamo uscire dal punto di vista psicologico, riflettendo su delle cose che ha detto il vostro segretario generale, che mi hanno molto colpito e mi complimento e lo ringrazio. Quando ha fatto la divisione dei significati che i greci attribuivano alle varie parole che indicano il tempo. We'll